Librando. Libri in volo con Dante Cerati. Un forte tremore fa vibrare le pareti delle abitazioni. Il movimento tellurico scuote la terra. La gente scende in strada, alcuni edifici crollano e persone rimangono intrappolate sotto le macerie. Mirandola, Medolla, Modena, Cavezzo, Ferrara e Mantova sono queste alcune delle città più colpite dal terremoto dello scorso maggio. Ma la Valle del Po, nonostante sia stata considerata da molti in passato una zona a basso rischio sismico, non è la prima volta che trema. La storia ce lo insegna e a ricordarcelo ci pensa anche il professor Paolo Golinelli, che segue con partecipazione e attenzione il movimento delle faglie, partendo addirittura dal lontano 91 a.C. Un saluto a tutti da Dante Cerati, bentrovati a questa nuova puntata di Librando. Oggi presentiamo Terremoti in Valpadana, storia e attualità, per Mursia Editore. Una lunga analisi storica e geologica del nostro territorio, raccolta dal professor Paolo Golinelli, docente di storia medievale e didattica della storia presso l'Università di Verona. Naturalmente a parlare del libro abbiamo invitato Paolo Golinelli, che saluto e ringrazio di essere in nostra compagnia oggi. Ciao Paolo e benvenuto. Ciao, grazie. Allora, nel tuo libro tu presenti delle immagini di terremoti catastrofici come quello di Verona del 1117, addirittura parli di un terremoto del 91 a.C. Che cosa hai provato a ripercorrere la storia attraverso questi eventi? Beh, ti devo dire che io sono stato mosso a fare questa ricerca proprio dall'avere vissuto l'esperienza a Cavezzo in provincia di Modena e ho ritrovato nella storia molte costanti che si ripetono nel corso del tempo, in particolare proprio da un lato la tendenza dell'uomo a dimenticare gli eventi catastrofici che lo coinvolgono e quindi la sorpresa che è sempre presente, dall'altro quello di cercare dei capri espiatori, trovare delle scuse, delle motivazioni, quando la natura fa il suo corso. Come si è svolta questa tua ricerca? Mi sono basato essenzialmente sulla base della bibliografia e quindi sulle ricerche di Emanuela Guidoboni, del gruppo di studio che era con lei all'Istituto di Geofisica di Bologna. Questo libro è un libro di 1500 pagine, è stata la base un po' delle mie ricerche, è in inglese, pieno di illustrazioni, di schemi, molto difficile anche da interpretare, però con tutte le fonti che hanno attestato i terremoti nel corso dei secoli. Perché la pianura padana era considerata soltanto una regione a basso rischio sismico? Cos'è cambiato, ecco, nel frattempo? Ecco, il problema è dal tipo di indagine che si faceva, cioè finché si sono fatte indagini di tipo geologico e non invece di tipo storico, si è ritenuto che la pianura fosse un elemento che attutiva l'effetto del terremoto anche dove avveniva altrove, per cui si è sottovalutato in sostanza il fenomeno. Dal punto di vista storico invece, e la sismologia storica è una novità nello studio dei terremoti, ma è fondamentale proprio per comprenderli, e si è scoperto invece che i terremoti ci sono stati, che sono documentati, sono stati anche di grandissima gravità, come appunto quello che citavi del 1117. Tra questi eventi che hai raccontato, ce n'è uno che ti ha colpito in particolar modo e che secondo te si avvicina appunto per intensità e gravità a quello che è stato vissuto in Emilia Romagna e Lombardia l'anno scorso? Beh, questo è sicuramente uno dei maggiori, anche perché è una documentazione vastissima che va da Poznan a Monte Cassino. Pensa, le cronache medievali sono rare, non sono tante, per cui nel 1117 non è che tutti scrivessero. Avere documentazione del genere è notevole, tanto più che aveva forse il suo epicentro in Verona, dove cadde l'ala esterna dell'arena. L'arena aveva un cerchio esterno ed è rimasto una traccia, una parte piccola, un'ala, ed è stato sentito all'abbazia di Nonantola. Ora, tra Verona e l'abbazia di Nonantola ci sta tutto il basso Mantovano, ci sta l'abbazia di Polirone, che probabilmente ne risentì. Io ho trovato, ecco, proprio per l'abbazia di Polirone, un documento di Campese. Campese era una dipendenza di San Benedetto Po, dove si ricorda il terremoto, il grande terremoto, ed è un documento del 1179, l'abbiamo pubblicato nel Codice Diplomatico Polironiano 2, uscito l'anno scorso, e era rimasta la memoria ancora per tantissimi anni, ancora 50-60 anni dopo si ricordava quel grande terremoto che aveva sconvolto la pianura padana. Questo è inferiore sicuramente, e io non concordo con chi ritiene che in pianura padana non siano possibili terremoti superiori al 6 di magnitudo della scala Richter, e io penso che si può arrivare anche al 7 all'8 come quello, e che non avvengono tutti gli anni, per fortuna. I tempi della terra non sono i tempi dell'uomo, sono tempi lunghissimi, ma 800 anni o 900 anni per la terra sono per noi un battito di ciglia proprio. Ma secondo te è proprio vero che non sono prevedibili i terremoti? È prevedibile il fatto che dove c'è stato un terremoto ne verrà un altro, e questa è una verità che viene dimenticata. Io ora spesso cammino per le strade, mi guardo in alto e spesso vedo appunto delle chiavi, vedo quello che è rimasto delle catene che si sono messi ai muri quando sono avvenuti i terremoti.
Allora, dove c'è stata una di queste cose, c'è da aspettarsi che ne venga qualcun altro. Tra gli altri, per esempio, Mantova è stata sicuramente interessata da quella del 1222 che ebbe l'epicentro a Brescia. Ecco, Mantova in se stessa non ho trovato degli epicentri specifici sulla città di Mantova, però era interessata a tutti i grandi terremoti che avevano come epicentro Parma o Bologna o Brescia, appunto, come ti ho detto. Tu prima hai detto che hai vissuto proprio personalmente il terremoto emiliano nel maggio appunto 2012. Che clima c'è adesso? Allora, io ho una casa in Cavezzo, in provincia di Modena, e lì ero quando il 20 di maggio è stato il primo sisma. Devo dire che all'inizio c'è stato molto smarrimento. Purtroppo per noi ha giocato proprio a sfavore la nostra voglia di emiliani di ricominciare, di lavorare, eccetera. E nel secondo terremoto, il 29, sono morte molte persone, anche nel mio paese, tra cui la moglie del falegname che mi aiutava e tra l'altro è stata mia alunna quando insegnavo nelle medie di quel comune, quindi è stato veramente una tragedia. Poi c'è stato, diciamo, il lavoro così di superare la paura, quindi rientrare nelle case. Abbiamo dormito tutti durante l'estate in tende, nel gazebo, certo, dove era possibile, ma fuori all'aperto. Poi invece si è ritornati. Adesso vedo un po' il ripiegamento su noi stessi e spavento anche che quello che il danno che non ha fatto il terremoto non lo faccia l'uomo. Sono stato la settimana scorsa a un'assemblea a Mirandola e un architetto della sovrintendenza suggeriva di trasformare la chiesa di San Francesco, una bellissima chiesa quattrocentesca accanto al liceo dove io andavo tutte le mattine prima di entrare nella mia scuola, trasformarla in un museo all'aperto, come fosse San Galgano. Ora questo mi fa rabbrividire. Noi vogliamo che le cose ritornino se non come erano prima, ma almeno vicine a quello che erano prima. Quindi ho paura di quello che farà l'uomo. Dopo i terremoti in genere c'è proprio una scarsa democrazia, per cui c'è bisogno di prendere decisioni in fretta e quindi chi comanda decide come pare a lui, insomma. C'è una fretta di riprendere che tante volte appunto danneggia proprio le scelte. Si fanno scelte di carattere sbagliato dal punto di vista urbanistico, si mettono scuole, centri scolastici fuori dai centri dei paesi, e questo va bene per l'emergenza, ma poi le scuole devono essere sotto il campanile, devono essere vicino alla gente. È questo che vedo a Cavezzo, ma lì arrivano i soldi al Corriere della Sera, c'è da spenderli, altrimenti non ce li danno. E chi ha dato i soldi al Corriere della Sera vuole vedere il risultato, ma è quella la scelta giusta? Paolo, per concludere questa bella intervista, volevo chiederti, secondo te, che cosa potrebbero, dovrebbero fare le istituzioni, lo Stato, per affrontare appunto al meglio questa questione sismica, non solo della pianura padana, ma dell'Italia in generale? Che cosa manca? Manca intanto una legislazione sul territorio, venuta molto recentemente, che è del 2005, che però non prevede la riconsiderazione degli edifici costruiti precedentemente. Quindi bisognerebbe invece rivedere tutti gli edifici e vedere se sono in grado di affrontare il pericolo sismico. Molte fabbriche sono cadute perché si trattava solo di blocchi sovrapposti, non incastrati, e lì ci vuole poco. Quindi questa sarebbe la prima cosa, no? E poi insomma creare una mentalità che ci prepari anche a questo. È anche un modo di vivere diverso, più lento, meno correre, meno speculazione, perché sono caduti dei palazzi nuovi di 10-20 anni fa, enormi, pieni di appartamenti e non più agibili. Ma questo non è possibile, è tutti fatti così giusto per speculare. Occorre quindi avere una sensibilità maggiore, più tranquillità, più pensiero, meno fretta, meno speculazione. E speriamo veramente che qualcuno ci ascolti e si dia da fare anche in tempi, diciamo, brevi. Allora io ringrazio Paolo Golinelli per essere stato con noi oggi. Ricordo agli ascoltatori il suo ultimo libro, Terremoti in Val Padana, storia e attualità, per Mursia Editore. Grazie ancora Paolo di cuore. Tante grazie a te, ciao.